non doveva accadere, proprio come la guerra, ma è successo. Siamo finiti al mai dire russi, dalla tragedia delle bombe alla farsa delle butade. Già, ci mancava solo la sventagliata di cancel culture che si è abbattuta con il solito atteggiamento persecutorio e ottuso nei confronti dei bersagli sbagliati. Gli scrittori, gli orchestrali, i paralimpici e persino i gattini. Tutti colpevoli di provenire dalla grande madre Russia. Per carità, è più che giustificato il moto di rabbia contro l'autocrate di Mosca. Ma piano con la russofobia e a fare di tutta la Russia un Vlad. Non fosse altro perché è proprio quello che Putin si augura, che l'invasione all'Ucraina si trasformi in un conflitto dell'Occidente contro il popolo russo. Attenzione dunque a farsi trascinare nel gioco degli opposti estremismi, fra chi propone illiberali sanzioni culturali nei confronti dei russi in quanto tali e chi, dall'altro lato, gioca a fare il putiniano più di Putin stesso, invece di pensare ad arrivare primo sul podio. Attenzione poi ad annullare il dibattito, a scambiare l'informazione con la predicazione, a mettere dietro la lavagna con l'onta dei putiniani, insieme ai gattini, analisti e professori. Perché tra il russofobo e il russofilo c'è la Russia per quello che è. Una riserva troppo importante di storia, pensiero e arte per lasciarla nelle mani di Putin. Prendiamocela giustamente con i guerrafondai, mai però con i popoli in quanto tali. E approfittatene ora che è pure un trend, leggete Dostoevskij. Anche solo per parlarne male e non rileggerlo più. È la più occidentale e antiputiniana delle azioni.